Mister, te lo dico ovviamente ad esaltazione della prova dei nostri. Oggi la sensazione, per la prima volta anche di queste parole, è di aver lasciato sul campo due punti. Un'unica squadra in campo, l'Empoli, purtroppo è mancato soltanto il gol. Ci è mancato il gol, abbiamo fatto una prestazione secondo me di grande livello, anche di qualità, perché con l'atteggiamento che hanno assunto loro e con la fisicità che hanno loro era anche probabile non riuscire a giocare un buon calcio. Invece la squadra non ha perso lucidità, ha giocato un buon calcio, non ha perso la testa, perché ha concesso anche pochissime ripartenze nell'ultima mezz'ora a punte agli avversari, e purtroppo si va a casa un punto solamente, e mi dispiace molto soprattutto per i giocatori, perché hanno fatto una prestazione di grande applicazione, generosità, voglia di vincere espressa fino al 93esimo, per cui no, mi dispiace per loro, perché non vorrei che questo risultato e non rispecchi la prestazione gli faccia perdere un po' di entusiasmo, e questo mi dispiacerebbe, perché una prestazione così non merita di perdere entusiasmo. Abbiamo provato in tutti i modi, un pizzico di sfortuna, un po' di bravura da parte loro nel difendersi dentro l'area di rigore, c'è mancato un episodio favorevole, un rimpallo favorevole, qualcosa abbiamo sbagliato noi dentro l'area davanti alla porta, e bisogna accettare un punto in una partita che è finita in assedio. Anche questa dimostrazione che insomma l'Empoli sta arrivando, e sta arrivando in una maniera molto importante. Vedendo l'Atalanta di oggi sono tornate in mente le tante partite dello scorso anno con squadre che venivano qui a coprirsi con 9-10 uomini dietro la linea della palla. Sì, però io sono sempre dell'idea che questo tipo di partite, se ne fai 10, due possano finire 0-0, ma 4-7-8 le vinci, e quindi io spero che vengano tutti con questo atteggiamento. Se è mancato qualcosa, cosa secondo te è mancato, soprattutto nella fase arrembante finale, dove veramente è stato un supplizio? Accanto a me i giornalisti di Bergamo stavano sudando freddo. Ma ci è mancato un po' d'attacco della porta sui cross, perché 3 o 4 palloni sono scorsi davanti al portiere e hanno attraversato tutta la faccia della porta senza nessuno di noi arrivasse alla deviazione. Ci è mancato un guizzo che fosse risolutivo, e questo è il motivo per cui abbiamo messo Pucciarelli, e negli spazi stretti è un giocatore che il guizzo di saltare un uomo o due in maniera repentina lo può trovare con facilità. L'ultima cosa che ci è mancata è una botta da fuori. Quindi la domanda era questa qui: abbiamo rivisto Pucciarelli da trequartista per le caratteristiche che ha rispetto a quelle di Zielinski e di Laxalt? Abbiamo visto Pucciarelli per il tipo di partita che era venuto fuori, con 8 giocatori loro dentro l'area, in grande densità, e quindi la sensazione nostra dalla panchina è che un giocatore come Pucciarelli ci potesse fare un guizzo in mezzo a 2 giocatori e ci potesse creare la situazione risolutiva. Poi gli ultimi minuti abbiamo tentato anche con le 2 punte più fisiche, anche se non rientra tanto nelle nostre caratteristiche, però erano 2 cose secondo me dovute, perché io se non l'avessi fatte sinceramente andrei a casa un qualche rimpianto. Compagnia di Elsei Desai a commentare questo 0-0, una gara difficile dove insomma loro hanno giocato nell'unico modo in cui potevano venire a giocarsela qua dentro, ovvero chiudendosi. Sì, è vero, è stata una partita difficile perché l'Atalanta voleva i punti a tutti i costi, visto la classifica che ha, quindi anche noi siamo messi lì per fare la terza vittoria e farsi vedere che siamo pronti per questa Serie A. E come avete visto in campo ha detto che noi si meritava di più, però dobbiamo essere contenti anche per questo punto preso. In campo una squadra soltanto, cioè c'è poco da dire. Ti chiedo semmai se c'è qualcosa che è mancato, cosa è mancato? No, di finalità secondo me non è mancato nulla, perché siamo stati sia aggressivi avanti sia aggressivi dietro, quindi è stata una partita sfortunata e dobbiamo guardare avanti. Dietro per merito di tutti, degli attaccanti, dei centrocampisti e dei voi difensori, pericoli praticamente zero. Sì, è vero, come ho detto siamo stati una squadra compatta, sempre precisi, sempre pronti per ogni pallone, e quindi abbiamo fatto benissimo in tutti i reparti. È un punto che comunque fa classifica, fa morale, le altre dirette concorrenti o hanno perso o hanno pareggiato, ho visto la classifica, insomma, abbiamo addirittura guadagnato qualcosa su qualcuno, quindi insomma alla fine della giornata dobbiamo tornare a casa molto soddisfatti. Sì, quello è vero, è un punto qui in Serie A, quindi dobbiamo essere contenti, perché si poteva meritare di più ma si poteva perdere anche, quindi dobbiamo essere contenti e alzare la testa e andare avanti. E sai che sta tornando a giocare da dove ha cominciato, a destra. Quello è vero, sto benissimo, quindi cerco
di dare il massimo sia al primo che all'ultimo minuto e spero di star così anche per un lungo tempo. C'è poco da dire, Lorenzo, il tema della serata in questo post partita è soltanto quello che all'Empoli è mancato il gol. L'Empoli ha dominato la partita, ha dominato l'Atalanta, esce virtualmente vincitore ai punti di questo match. Sì, c'è il rammarico, io sono anche un po' arrabbiato perché diciamo non per come è andata la partita, perché comunque abbiamo fatto il massimo, è mancato il gol, è vero, però rispetto ad altre occasioni questa volta abbiamo creato, siamo stati concreti, non siamo stati leziosi, c'è stato quel pizzico di fortuna che magari su un tiro che invece di essere rimpallato andare fuori va dentro, quindi quello io penso sia più fortuna che altro, però anche per come è stata affrontata la partita dall'arbitro, perché non è possibile avere due pesi e due misure in questo modo. Beh, commentavamo anche col mister i numeri, 26 falli subiti da parte dell'Empoli, un Croce martoriato, ammonito al suo primo fallo, insomma questo è. No, non è possibile che i difensori loro fanno, anche per esempio prendendo Maccarone, io penso abbia subito 10 falli e nemmeno un cartellino, noi come facciamo un fallo subito ammoniti, nel senso, appunto hai detto bene, 26 falli, loro, noi quanti ne abbiamo fatti? Io non... Siamo intorno a 6-7. Come si fa a uscire con gli stessi numeri? A me me lo chiedono, lo so. Esatto, quindi così... Sono indignato come te da questo punto di vista. Così non ci sta, poi anche il fatto di andare a parlare e essere trattati comunque male sempre, ma cioè, non ci sta. Ma te lo chiedo, visto che hai sollevato tutta la problematica, l'arbitro in campo che sensazione vi ha dato, che risposte vi ha dato? Ci ha trattato con superiorità, male, ora non voglio stare a dire ci mancherebbe le esatte parole, però cioè, magari sì, è vero, io in particolare sono uno abbastanza istintivo, quindi certe volte urlo e tutto, però quando vado lì con tranquillità per chiedere spiegazioni non ci sta che mi risponda in questo modo. Hai notato che invece dall'altra parte venisse usato un tono diverso? Sì, sono state usate due pesi e due misure. Lo so che è brutto da dire perché io di solito non parlo mai, però oggi cioè, non ce la fa. Comunque, la sensazione, Lorenzo, dalla tribuna era la medesima. Parliamo di partita. Mister Sarri ci ha detto mi spiace di questo pareggio, soprattutto per i ragazzi. Non vorrei che inficiasse mentalmente, visto che hanno dato tantissimo e non hanno trovato la meritata vittoria. Sì, è un pareggio pericoloso perché io preferisco giocare male e pareggiare, e quindi vuol dire che hai ottenuto il massimo. E non in questo modo, nel senso qui era una partita che doveva finire 2-3-0 minimo e pareggiarla può essere pericoloso secondo me. Massimo, c'è poco da dire insomma oggi, Empoli grandioso, Empoli unica squadra in campo, l'Empoli ha giocato bene, è mancato il gol, su quello potremmo riflettere se vogliamo, però un Empoli che esce ancora una volta a testa alta ed un Empoli che continua a lanciare grandi messaggi a questo campionato. No, come detto abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo giocato sempre, abbiamo creato e fatto il nostro gioco, che questa è la cosa più positiva della giornata, è quello che volevamo, dobbiamo continuare su questa strada con lo stesso spirito, la stessa voglia di giocare di fare il nostro gioco in tutte le partite. Poi oggi stati più sfortunati del solito, l'episodio magari positivo non ci è arrivato, però io sono molto contento di come si è comportata la squadra, e bisogna fare solo un grande elogio ai miei compagni. E poi insomma, su un'Atalanta che quest'estate parlucchiava anche l'Europa, viene ad Empoli, le viene a giocare così, vuol dire che quest'Empoli li comincia a far paura? No, non è che dobbiamo far paura, sicuramente loro hanno avuto un atteggiamento che neanche io non me l'aspettavo, di rimanere tutti dietro, però magari venivano da un periodo non positivo, quindi anche loro volevano cercare di venire qua a non perdere la partita, sapeva che stavamo bene fisicamente e anche oggi l'abbiamo dimostrato. E niente, non è che dobbiamo far paura, dobbiamo continuare secondo me con la stessa umiltà di sempre, di interpretare le partite in questa maniera, e sicuramente possiamo andare avanti anche con i risultati, sicuramente andremo a prendere da altre parti. Senti, non so le scelte che farà mister Sarri, ma mercoledì si torna in campo in Coppa Italia, insomma la tifoseria vorrebbe questo passaggio del turno, perché poi andremo all'Olimpico contro la Roma sognando, poi perché no, un derby contro la Fiorentina, insomma, non snobbiamola. No, non bisogna snobbarla, anche perché chiunque scenderà in campo darà tutto,
Abbiamo una rosa e tanti ragazzi che si impegnano dal primo giorno che sono arrivati, anche quelli che giocano meno, comunque chiunque giocherà penso che farà lo stesso gioco che conoscono tutti, quindi sappiamo che oltre ai tifosi anche noi vogliamo il passaggio del turno, perché comunque è una competizione sempre importante, è una Coppa Italia e speriamo di far bene.